2023. Oggi è sabato. La meteorologia ha messo 2 metri di neve lungo le coste adriatiche. De fuori fa 20 gradi. Come fa a nevica? Non fa niente. Ieri sera ha cominciato a piovere un tantino. La macchina mia da blu è diventata marrone, perché è tutta sabbia e chimica. Ecco, premesso questo, ci affidiamo alla misericordia di Gesù, confidiamo in Lui, e non mi interessa se tanti di voi mi dicono che il canale è morto. Non mi interessa se è morto il canale, comunque vada, non è morto, perché i video li faccio anche se non sono interessanti, però l'importante è che sono benefici e salutari. Ecco, arriveranno anche le cose interessanti in questo canale, però ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo. Il tempo, se ci sarà, ci vorrà ancora modo da fare queste produzioni importanti e interessanti. Adesso, la prossima settimana, se Dio vorrà, ci saranno delle novità, diciamo, esplorative. Novità esplorative. Sì, se vuole dire, dai. L'importante è non dire il luogo, i luoghi e dove si esplora. Ecco qua. Adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù, confidiamo in Lui con la coroncina della Divina Misericordia che ci ha donato Gesù tramite Suor Faustina Kowalska nel convento di Plock. Un giorno, nei primi del Novecento, nel convento di Plock c'era sta suora che era tanto tanto amante di Gesù. De fuori pioveva tantissimo, c'è stata un'alluvione, una pioggia immensa, fulmini, saette, e c'era Gesù che è apparso dentro la stanza del convento a Suor Faustina Kowalska e gli ha dato dei messaggi importanti per donarli a tutta l'umanità, e gli ha chiesto di affidare tramite lei tutta e tutto il genere umano alla divina misericordia sua. Quindi leggiamo un attimo che quando è apparso Gesù a Suor Faustina Kowalska il 22 febbraio 1931. Oggi è il 25 febbraio, pensa. Nel 31, nel convento di Plock, apparve Gesù a Suor Faustina Kowalska e gli ha dato questa arma potente contro il maligno, oltre che il rosario, che l'ho donato al beato Alano della Roche e a Santa Caterina da Siena e a San Domenico Savio, e non solo, a tanti altri santi e altre persone miracolate dalle apparizioni. Quindi sappiamo bene che le apparizioni ce ne sono tante fasulle, ma ce ne sono tante altre vere, reali. Quindi Gesù è apparso come apparizione reale a Suor Faustina Kowalska e ha chiesto da dipingere un quadro secondo l'apparizione stessa di Gesù e di propagarlo in tutto il mondo, la devozione alla sua immagine santa. Mentre nel Vecchio Testamento c'era scritto non farsi immagini né sculture né idolatrie di nessun immagine, non idolatrare nessuna immagine, Gesù in persona a Suor Faustina Kowalska nell'apparizione gli ha detto da dipingere un quadro secondo l'immagine dell'apparizione stessa e di farlo, da divulgare in tutto il mondo il quadro, l'immagine, e di propagarla, di duplicarla a tutto il mondo, perché era una protezione. Chiunque ha questa immagine, se la tiene dentro casa, nella porta di casa,
fuori soprattutto la porta di casa sarà protetto nel giorno del castigo che incombe sul mondo, quando si apriranno le porte dimensionali dell'inferno, usciranno i demoni e si travestiranno dei nostri cari defunti. Quindi se questi demoni vedranno fuori dalla porta questa immagine santa di Gesù, passeranno oltre. Quindi, oltre che ci ha dato questa devozione alla coroncina della Divina Misericordia, che è una potente arma contro l'inferno, e noi affidandoci a lui saremo salvati, oltretutto ci ha dato questa immagine santa e ci ha detto gli ha detto da dipingere il quadro e propagarlo in tutto il mondo. Pensa un po' che roba. Quindi affidiamoci alla sua divina misericordia facendo uso di questa immagine santa e di venerarlo sempre tutti i giorni con la coroncina della divina misericordia, come fa Claudia Colle da quando si è convertita. Dalla pornografia è uscita fuori e si è convertita e va in tutto il mondo a testimoniare la grazia e l'amore di Dio che lei ha conosciuto e sperimenta tutti i giorni. Lei è una delle tante persone che si sono convertite a Gesù. Quindi dal demonio dobbiamo passare a Gesù, perché il demonio ci distrugge, ci vuole finiti. Noi dal demonio dobbiamo passare a Gesù, affidarci a Gesù misericordioso, alla sua divina misericordia, per ottenere la protezione e la salvezza. Quindi diciamo insieme il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo Apostolico e iniziamo la giornata con questa protezione che recitandola dura 10 minuti, toh, nemmeno, meno del rosario addirittura, però è una potente arma, simile al rosario. E Padre Pio gli diceva, no, la gente, ma perché padre reciti tutto un continuo sul rosario? Lo sai, gli dicevano, gli ha detto, o guaiò, perché lui era dalla Bassa Italia, era pugliese, o guaiò, se non spari tu, spara lui, se non spari tu, spara lui, se tu non spari, stai in guerra, noi stiamo in guerra contro le forze del male. Se noi non spariamo, e cioè non recitiamo rosario, non ci difendiamo, ci spara lui dal basso e ci distrugge. Ricordatelo. Quindi spariamo noi con rosario, la coroncina, tutto quello che possiamo fare. E ce la donate le armi, Gesù e Maria, nell'apparizione. E non solo, anche nell'ultima cena, soprattutto i sacramenti. Allora, diciamo insieme il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la coroncina della Divina Misericordia che ci ha donato Gesù tramite Suor Faustina Kowalska e gli ha detto da propagarla in tutto il mondo, quindi condividiamola questa coroncina. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Siamo arrivati a 50, però mitragliamo un altri 10 proiettili. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Cavalli. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso diciamo un atto di dolore per liberarci dai nostri peccati e di, promettendo a Gesù di impegnarci per fare delle opere di bene anziché peccare in continuazione. Mio Dio, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i vostri castighi, molto più perché ho offeso voi, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col vostro santo aiuto di non offendervi mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonatemi. Adesso leggiamo il Vangelo di oggi, importantissimo, e come quello di ieri e come quello che sarà domani. Il Vangelo di oggi preso dalla lettura
della Bibbia. La Bibbia, che è la parola divina incarnata per noi, il libro dei libri, i libri del libro. Qui si potrebbe identificare come il libro dei libri e i libri del libro, perché tanti libri in uno, la Bibbia. E adesso sono stati ultimamente ritrovati delle pergamene antiche, quindi altri libri, dentro le grotte di Isaia, nel deserto di Giuda, dove sono stato io in viaggio nel 2018. Quindi sono state trovate delle pergamene antiche risalenti a 6.000 anni fa, dove ci sono scritture molto antiche, e quindi sarebbe di riaggiornare la sacra scrittura. Ecco, leggiamo la Bibbia, che è il pane nostro quotidiano, dovrebbe essere il pane quotidiano per l'anima. L'anima noi dobbiamo rinvigorirla, dobbiamo nutrirla, dobbiamo sostenerla, dobbiamo renderla viva con le opere d'amore, pratiche e anche la lettura del sacro libro, il libro dei libri e i libri del libro. Quello è il libro più importante che ci abbiamo qui in questo pianeta Terra, perché è la lettura e la scrittura di Dio, perché il Dio ha illuminato delle creature qui sulla Terra, degli esseri illuminati ha illuminato Dio, e tramite questi esseri Dio ci parla tramite sto libro dei libri e libri del libro. Ecco, leggiamo questa benedetta lettura del Vangelo di questo sacro libro. Dal libro del profeta Isaia, vedi, dicevo della grotta di Isaia, il profeta Isaia 58:9-14. Così dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade, perché siano popolate. Se tratterai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Dal Vangelo secondo Luca 5:27-32. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Quindi San Matteo. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e d'altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Questo è quello che fa Gesù. Non c'è santo senza peccato, né peccatore senza futuro. Basta rispondere all'invito con il cuore umile e sincero.
la Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino che seguono il Signore, perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. Gesù si presenta come un buon medico. Egli annuncia il regno di Dio e i segni della sua venuta sono evidenti. Egli risana dalle malattie, libera dalla paura, dalla morte e dal demonio. Innanzi a Gesù nessun peccatore va escluso, perché il potere risanante di Dio non conosce infermità che non possa essere curate. E questo ci deve dare fiducia e aprire il nostro cuore al Signore perché venga e ci risani. Quindi chiediamo a Gesù che venga a ripararci i nostri errori, i nostri sbagli e le nostre infermità. Quindi che cosa? Le nostre malattie psichiche, fisiche e spirituali. Gesù, liberaci dalle malattie fisiche, psichiche e spirituali. Ti rendiamo grazie, Dio Padre Onnipotente, Gesù, apparso qui sulla terra e incarnato sulla terra per redimerci, per purificarci, per liberarci dal male. Grazie Gesù del tuo sacrificio che hai fatto per ognuno di noi. Donaci questa grazia di capire che tu sei l'unica nostra salvezza. Amen. Ciao.